Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Buon lunedì 2 ottobre, day after quella che era stata la partita di Bergamo, quel pari 0-0 a reti bianche, diciamo così. Allora, io quando faccio i miei post partita li faccio immediatamente dopo il triplice fischio dell'arbitro. Poi resto in attesa di quelle che sono le interviste di Allegri piuttosto che dei giocatori, monto il video, posto. Quindi le mie osservazioni sono prima di sentire quello che ha detto, o perlomeno quello che dicono i protagonisti. Dopo l'intervista, perché c'era anche quella di Szczęsny, però quella non sono riuscito a registrarla, dopo l'intervista di Allegri, onestamente avevo il dubbio se montare quelle che erano i miei commenti, perché avrei voluto aggiungere alcune cose. Fare un video apposta mi è sembrato un po' esagerato, perché uscire immediatamente con due contenuti non è mai positivo ai livelli, insomma, di visualizzazione, perché YouTube, come ho sempre detto, a volte preferisce un video piuttosto che un altro. Quindi mi sono promesso di fare questo mio video a mente fredda, ad analizzare l'aggiunta di quelle che erano le mie impressioni. Ora ce l'ho con Allegri, ma chi mi segue sa che io non sono di quelli schierati Allegri out, ma neanche Allegri in. Io sono per la valutazione oggettiva di quello che è magari il momento della squadra e valutare, giudicare l'operato dell'allenatore in base a quello che è la partita barra il momento. Ora, noi avevamo cominciato quest'anno con un piglio giusto, secondo me, come ho già avuto modo di dire, con delle partite che, onestamente parlando, erano delle partite buone, dove si vedeva una Juve che aveva voglia di andare a vincere e che aveva portato, insomma, dei buoni risultati, a parte, diciamo, il primo tempo contro il Bologna. Però tutto sommato, insomma, si poteva essere, almeno personalmente, soddisfatti per come la vedevo io le cose. Adesso sono tre partite, caro Allegri, che la squadra è come se avesse un interruttore on off, e siamo in off, perché sono tre partite: contro il Sassuolo, contro il Lecce e contro l'Atalanta. Paradossalmente malissimo non è andata a livello dei risultati, perché registriamo una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Ora, un pareggio a Bergamo contro una diretta avversaria, contro comunque una squadra di tutto rispetto come l'Atalanta, hai potuto anche accettarla, ma il come è quello che non mi va. Allora, contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita pessima, una partita veramente dove si è visto di tutto e di più in negativo. Abbiamo perso, straperso, i 4 gol del Sassuolo glieli abbiamo fatti noi, praticamente. E vabbè, insomma, un caso. Vabbè. Contro il Lecce, partita un po' meno orrenda, però comunque una brutta partita, dove abbiamo sbagliato veramente, insomma, i passaggi elementari. Poi abbiamo vinto perché il Lecce è ritornato a essere il Lecce, nonostante aveva fatto un buon avvio di stagione, ha tirato 0 volte in porta. Noi abbiamo avuto quel jolly, diciamo così, con quel gol di Milik su quel tapino. Alla fine l'abbiamo risolto in quel modo. Comunque dopo abbiamo in qualche modo anche sofferto. E adesso l'Atalanta. Contro l'Atalanta, una squadra spenta, zero idee, zero voglia di andarla a vincere. Infatti nell'intervista dice poco convinti di vincerla, e su questo mi trovo assolutamente d'accordo. Però non si può essere soddisfatti, caro Allegri, per un atteggiamento del genere. Io mi aspettavo, quando stavo registrando quella che era la tua intervista, un Allegri incazzato, un Allegri, dico disperato, però comunque sia avvilito da una prestazione non sicuramente sufficiente, non sicuramente all'altezza di quello che è la Juventus. Poi io sono ancora convinto che noi, insomma, per i primi 4 ci arriviamo, ma non tanto per noi, perché siamo, insomma, una squadra, uno squadrone, ma per mancanza di avversari più che altro, che è anche brutto un po' dire, però insomma, tutto sommato va anche questo,
cioè, c'è anche questo da aggiungere, perché a parte l'Inter che è in un momento buono, gli altri non mi sembrano corazzate, il Milan sappiamo com'è, il Napoli adesso si sta leggermente riprendendo, ma sicuramente non è il Napoli dell'anno scorso. Roma e Lazio io non ci ho mai creduto più di tanto, quindi secondo me alla fine dei conti abbiamo ampie possibilità di poter arrivare fra le prime quattro, però quello è il minimo sindacale. Non si può pensare di arrivare fra le prime quattro e finito quello che è il nostro lavoro. C'è tanto ancora da fare, però dopo 3 anni non mi posso ancora sentire le stesse cose Allegri, non posso sentire il percorso, non posso sentire che stiamo crescendo, perché sono 3 anni. Il primo anno, vabbè, era un anno magari in cui si è arrivati, si pensava che fosse un'altra Juventus, invece si è trovata una Juventus un po' le rovine. Il secondo anno sappiamo com'è andata, ci sono nei vari casi extracampo che magari hanno influito, però questo terzo anno, caro Allegri, io sono convinto che sarà così, non ti sarà perdonato assolutamente nulla, tant'è che siamo agli inizi e già dopo le prime giornate c'era un vento positivo, adesso il vento è un po' cambiato e da parte di tanti sostenitori, anche quelli tuoi storici, stanno cominciando a scricchiolare. E ripeto, non è che io sia schierato né da una parte né dall'altra, però onestamente parlando adesso bisogna portare i risultati. Ripeto, il pareggio di Bergamo, io insomma, cioè, non è che ci sputo sopra, perché Bergamo è una piazza importante, non è che siamo andati a pareggiare a Udine, per dire, insomma abbiamo pareggiato a Bergamo e ci sta, ma il come è un problema che va risolto, e ovviamente chi è che deve risolverlo? Chi è quello che è pagato e strapagato per poterlo fare? Si chiama Massimiliano Allegri. Nel momento in cui questi problemi non si risolvono, caro il mio Allegri, è giusto in qualche modo che tu ne paghi le conseguenze, che sappiamo benissimo che quando una squadra non gira il primo responsabile, la prima testa che cade è quella dell'allenatore. Ci sarà insomma un motivo perché è così? Vabbè, speriamo, io spero sempre, insomma un po' come il mio amico J. Ugo, sono un po' ottimista, un guaribile ottimista su questo, che si possa tornare a vincere, anche perché noi abbiamo una partita a settimana, a parte la partita di Lecce che è stata un'infrasettimanale, ma lo è stata per tutti, noi abbiamo una partita a settimana da dover preparare, quindi abbiamo tutto il tempo da poter dedicare con calma e con testa. Adesso il derby dobbiamo vincerlo e convincere possibilmente, ma dare un segnale che la Juventus non è quella che abbiamo visto nelle ultime 3 partite, perché veramente è imbarazzante. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante, like se vi è piaciuto il video, e fatemi sempre sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Penso di aver detto tutto e fino alla fine, sempre solo e nonostante tutto, forza Juve.